e mercoledì mattina ho comprato il giornale, poi ho andato a casa perché stavo facendo il mercato, non avevo tempo di vedere. La sera alle 8 ho detto, mi ricordate, fammi correggere queste schedine qua. Vado a correggere la schedina e è uscito un 6. E tutta la notte non riuscivo a dormire. Ho l'ansia, ho usato il diabete, ho usato la pressione. Ha avuto mia figlia a darmi delle cose per abbassare la pressione. E ne è uscita a chiudere un'occhio tutta la nottata. Poi la mattina vado al tabaccaio, do la schedina e qua non c'è niente. Come non c'è niente? Il giornale ci stanno in numero. E dopo che cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Mi sentite solo male, mi sento male anche tuttora. Come fanno a sbagliare a scrivere in giù il giornale? Ogni mercoledì Francesco acquista presso di me, qui al banco davanti l'edicola, un quotidiano per controllare i numeri del lotto, del Superenalotto, che gioca sistematicamente. E così è avvenuto anche questo mercoledì. Il giorno dopo, quindi ieri, giovedì mattina, è arrivato in maniera molto trafelata, molto agitata e tutto quanto. Gli chiedo che cosa è successo e lui mi dice che praticamente ha controllato i numeri pubblicati sul giornale e li ha confrontati appunto con la sua giocata ed erano esattamente identici. Quindi lui era convinto di aver vinto il jackpot del Superenalotto di 136 milioni di euro. Quando poi è andato, quindi notte travagliata, angustiata, emozionata e tutto quanto, quando è andato praticamente a controllare il giorno dopo al tabaccaio, ha visto che quei numeri non erano usciti. Quindi è venuto da me e abbiamo fatto un controllo incrociato appunto con il giornale del giorno precedente, i numeri appunto pubblicati dal giornale e la sua giocata. Effettivamente corrispondevano esattamente. Però poi, andando appunto, ho cercato l'estrazione online e ho visto che i numeri erano completamente diversi. Quindi lui per una notte si è sentito milionario, il giorno dopo non lo era più. Tutto qua. Adesso mi sento male. Queste sono truffe. Sono truffe organizzate dallo Stato. Stavo un po' ciascuno dei figli. E poi? E poi che fai? Per sé? Per me e per i figli. Come si chiama i figli? Quando tu dei soldi fai che gli pare. Tengo sei. È un macello. Non mi faccio capace, io non riesco a farmi capace. Il cono, manda i risultati al giornale e quello stampa. Dopo 10 secondi il cono cambia i risultati. Esci i tranelli dove stanno. Sono passato a Brigio, tu vincete 2 milioni di euro a lucrate e vince. Noi lo avevamo pagato che hanno risultato la vincita. Ha messo l'avvocato, dopo un anno e mezzo l'hanno pagato. E come fa? Poi mi ha chiamato Stiglia Notizia a Roma. Dice che l'avvocato lo mettono loro. E te ne è mai capitato se lo ammetti questo fatto qua, è capitato anche altre persone. Il giornale non è che lo faccio io. Io lo compro. Il giornale scrive quel che tu gli mandi. È il cono che fa tutti gli errori. Perché quelli dopo 3-4 secondi hanno visto che ci stava un 6, subito hanno cambiato tutta la matassa. Mo sapete che mai va a finire qua. Oh, ma poi me lo vai in galera e accido qualcuno. Due sole cose. Ma io non la saccio, uno come si deve comportare? Come si deve comportare la persona? Compra un giornale, esce sto 6,
quella non hai vinto 136 milioni di euro, cioè ricchissimo per una notte, guarda. Non lo auguro a nessuno. Ma senti male, mi sento non male. Non lo auguro a nessuno. Ma questi devi citare per danni morali. Ma che sta scherzando? Questa è l'opinione. Una cosa simile. Vabbè. Ma che si possono farci da no, vabbè, ma è proprio il calcolo delle possibilità, capito? Cioè. È incredibile. Sembra una cosa di scherzo a parte.